Commentiamo subito questa sconfitta, sconfitta che fa un po' male, ti chiedo, perché uscire al primo turno contro il Pineto dopo un precampionato non brillante? Sicuramente ci precludiamo una possibilità in più per arrivare in posizione in alte playoff, insomma, uscendo subito dalla Coppa. Però è un gruppo nuovo, oggi era la prima partita veramente vera perché abbiamo fatto amichevoli solo con delle eccellenze, questa era la prima partita diciamo con pari categoria. E abbiamo il primo tempo, secondo me non abbiamo fatto neanche così male, poi il secondo tempo siamo un po', abbiamo perso un po' le distanze, secondo me siamo allungati, abbiamo preso un gol che si poteva evitare secondo me e poi tutti avanti, abbiamo preso il secondo, però non la vedo così drammatica sinceramente. Anche per la poca qualità di fase offensiva fatta dal Pescara, mi spiego, al di là di quelle due giocate di Franchini, nate una, se non ricordo male, da una palla recuperata alta di Pellacani, con il gioco il Pescara ha fatto fatica a arrivare nell'area di rigore avversaria. Sì, sicuramente ci vuole un po' più di tempo per amalgamare i meccanismi. Sicuramente da qua alla partita con la Ternana dobbiamo migliorare sugli aspetti che oggi sono mancati e abbiamo per fortuna altri, mi sembra, 12-13 giorni e dovremmo lavorare su questo. E il gruppo deve rimanere sereno nonostante insomma l'ambiente sia questo, però noi dobbiamo diciamo chiuderci in una campana, stare più sereni possibile, cercare di dare il massimo ogni partita e essere sempre concentrati al massimo. Sui gol subiti c'è qualcosa da rimproverarsi sull'assetto difensivo o diciamo sul rimpallo di Fabrizi si poteva fare ben po'? No, sono state due riconquiste da parte del Pineto che, come lo conosciamo bene ormai da 2 anni che ci giochiamo contro, fa delle ripartenze la sua arma migliore. Abbiamo sicuramente peccato in qualcosa, forse prima un po' sulla sinistra si poteva fare meglio e nei rientri da parte di tutta la squadra, ma queste sono cose che vengono un po' per la gamba affaticata, un po' per meccanismi che si devono migliorare, però abbiamo tutto il tempo per migliorare questi dettagli che però fanno la differenza. Non so se ne avete parlato già a caldo negli spogliatoi, non si giocherà chiaramente in Coppa Italia domenica, farete qualche test amichevole o si rivedrà il Pescara in campo nell'anticipo di Terni del 23? Ho parlato prima col mister dentro gli spogliatoi, ci ha detto che mercoledì faremo un test amichevole e poi si vedrà se si trova una squadra domenica per fare un altro test amichevole appunto. Ci puoi dire dove mercoledì? No, non me l'hanno detto, mi hanno detto tanto che si faranno queste due amichevoli per migliorare insomma quello che oggi è mancato e più partite facciamo e più andiamo a migliorare quegli aspetti.